Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video, cari amici. Allora, oggi vi voglio raccontare un po' quello che mi è successo negli ultimi 10 giorni. Mannaggia la miseria. Praticamente mi si è rotto il NAS, ma perché è stato un mio errore, perché ho inserito un SSD come cachè, è successo qualcosina ed è andato tutto a farsi fottere, mannaggia la miseria. Però nessun problema, perché c'avevo un'altra copia di backup a casa, quindi mi sono salvato, perché comunque l'esperienza insegna, cari amici, se fate come lavoro, come fotografo, come videomaker, qualcosa del genere, createvi sempre una doppia copia, non si può mai sapere. E in questo caso, cari amici, vi dico la verità, mi è servito tantissimo. Quindi ho ripristinato il NAS, ho rifatto tutto bello preciso, anzi ho provato pure un nuovo software, si chiama Unraid, ed effettivamente è molto molto meglio di TrueNAS. E siccome, cari amici, e siccome in questo ultimo mese mi sono anche dedicato a rifarmi il mio nuovo sito web, nadfoto.it, praticamente ho scoperto una bellissima cosa che potrebbe essere utile sia a chi ha un NAS e sia invece a chi ha anche una gestione del sito web come me, specialmente per quanto riguarda come fotografo o qualcosa del genere, praticamente. Perché Lightroom ci viene incontro con un bellissimo plugin che si chiama FTP Upload, che effettivamente per me è stata una manna dal cielo, perché sono riuscito ad esportare le foto per web direttamente sul mio sito web senza fare conversioni destra e sinistra, copiare cartelle e tutte quante. Sono riuscito a fare una cosa semplicemente facendo l'esportazione dei file e subito dando l'indirizzo alla cartella ho caricato subito i file nuovi da mettere sul mio nuovo sito. Effettivamente è stato veramente un bel discorso. E dato che mi è successo questo bordello, ho sfruttato lo stesso plugin, perché ho configurato un NAS, il mio NAS l'ho configurato anche con un servizio di FTP, quindi posso caricare le mie foto direttamente sul server FTP configurato sul NAS. E vi dico la verità, cari amici, ho risparmiato veramente tantissimo tempo, e in più ho ridotto anche le operazioni di copia, incolla, fai, dici, e sinceramente mi ci sono trovato veramente molto bene. Allora, per quanto riguarda il plugin, ve lo lascio qui sotto in descrizione il link. Quindi, allora andiamo live sul PC, che così vi faccio vedere. Ma prima però, cari amici, se vi fa piacere, date un'occhiata al mio canale, dove comunque tratto i miei video che riguardano appunto la fotografia, tutorial sul Lightroom come quello che state vedendo adesso, Photoshop, vlog per quanto riguarda quando faccio degli shooting in esterna. Quindi, se vi fa piacere, cari amici, una bella visitatina sul mio canale, una bella spolliciata su questo video se vi fa piacere, e anche un'iscrizione al mio canale. Bene amici, andiamo sul PC. In Lightroom, allora mo prendiamo per esempio proprio queste foto che ho fatto in un video sulla Long Exposure. Nel caso ve lo metto qui a destra, così se gli volete dare un'occhiata, perché è stato effettivamente un bel video. Benissimo, allora in questo caso, cari amici, ci ritroviamo sulla libreria. Mettiamo caso che dobbiamo esportare queste foto, e quindi premiamo i seguenti tasti Command A. Però giustamente devo un attimo Command, eccolo qua. Con la sequenza di tasti Shift Command E ci ritroviamo su questa schermata qua. Allora, per aggiungere il plugin, io sinceramente già l'ho fatto, però possiamo fare direttamente aggiungi, direttamente qui, nome predefinito e tutto quanto, cartella FTP e crea. Oppure possiamo andare qui sulla gestione plugin e qui facciamo aggiungi, ci andiamo a prendere il file che sarebbe questo qui, FTP upload,
sempre in aggiungere, ma non lo faccio perché giustamente già l'ho fatto. Quindi, cari amici, chiudiamo qui. Eccolo qui. E poi, giustamente, poi qua bisogna vedere, allora, unità di disco rigido, che è quello classico, oppure FTP upload. Qui possiamo passare benissimo dalla parte superiore, quindi denominazione dei file, imposta personale, quindi possiamo tranquillamente denominare il file, il formato dell'immagine. Io in questo caso, dato che è un server FTP, le esporto come DNG, che così mi ritrovo il file già ritoccato e se in futuro posso ricaricarmelo comunque in un altro catalogo. O perlomeno potete fare JPEG, TIFF, PSD, JPEG, come volete voi, oppure originale. Ridimensionamento dell'immagine in questo caso a me non serve perché lo voglio tenere alla massima metadati, si può scrivere filigrana, se avete una filigrana, quindi nel caso mio che è successo nel caso del sito web io l'ho adottato. E qui ci abbiamo FTP server. Allora, in questo caso faccio modifica, io ad esempio mo ci ho impostato l'indirizzo IP del mio server FTP. Se nel caso avete un hosting web, qui ci dovete inserire l'IP dell'hosting fornito con il relativo nome utente e la relativa password. Qui andiamo a mettere, per dire, allora facciamo proprio una cosa proprio a nulla, andiamo a mettere, andiamo su sfoglia, saliamo su, se non erro ci avevo messo la cartella prova, eccolo qua, mettiamo cartella prova, seleziona e premete ok. Allora qui ti richiede put in subfolder. Allora io ho provato a cambiarlo questo e non mi permette l'esportazione, quindi comunque voi dovete tenere, se o perlomeno è successo a me così. Adesso praticamente andate in put subwoofer, quello vi crea la cartella folder e andiamo in esporta. Sono 57 foto e stiamo facendo l'esportazione. Eccoci qua, è andata. Allora, perfetto, adesso andiamo per un'ulteriore conferma. Vado a connettermi al server, che sarebbe questo qui. Io qua c'ho i vari dischi e tutto quanto, io ce l'ho impostato su disk 1, FTP 2022, foto 2022 e ho messo prova. Mi ritrovo con la cartella Photos, quella che vi ho detto in precedenza. E adesso mi ritrovo i file DNG che ho esportato. Quindi il lavoro è stato fatto correttamente. Finalmente, cari amici, dopo una bella settimana di calendari vari, ma avete già capito. Bene, amici, torniamo live che così facciamo le conclusioni del video. Ok. Bene amici, eccoci, eccoci live. Allora, veramente questo plugin, sinceramente, da quello che ho capito, è molto molto vecchio. Forse funziona addirittura con le prime versioni di Lightroom, però è ancora efficiente, fa ancora il suo dovere, veramente io mi sono salvato con questo plugin. Quindi, cari amici, spero che sia stato di vostro gradimento e soprattutto che sia stato utile per le vostre esigenze. Quindi, se vi fa piacere, giustamente, come vi ho detto prima, una bella iscrizione al mio canale, una spolliciata su questo video, così YouTube capisce che può essere interessante questo video. Una bella iscrizione, potete seguirmi su Instagram o anche il canale Telegram che ci ho linkato qui sotto, quindi tutti i miei profili social sono qui sotto in descrizione. Grazie di aver visto questo video fino a qui, spero che ci saranno altre occasioni per farvi conoscere tante altre situazioni che riguardano il mondo della fotografia, quindi io non faccio altro che ringraziarvi, un abbraccio e ci vediamo in un prossimo video, cari amici. Un abbraccio e ciao 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 ciao!
Thank you.